Siamo qui ad Agrigento, nel luogo dove fu sepolto Luigi Pirandello. Potete vedere qui ancora alcuni reperti che ne rievocano la memoria. E siamo qui con l'artista Gabriele Morleo ed è importante, credo, rievocare filosoficamente, artisticamente la figura di un grande pensatore italiano del Novecento, qual è stato Pirandello. Tu che cosa diresti oggi di Pirandello? Ma io direi che intanto è molto significativo il fatto che qui ci siano le ceneri di Pirandello su una bellissima isola e in Italia abbiamo altre ceneri che sono quelle di Gramsci, di un altro isolano, però di un'altra isola, cioè della Sardegna, che aveva tanto recensito Pirandello come autore di teatro, lo amava tantissimo, stiamo parlando naturalmente di Antonio Gramsci. Dimostrazione direi quasi empirica che poi la letteratura, la cultura, la bellezza, sappiamo che Pirandello, Gramsci è stato il fondatore del Partito Comunista, Pirandello era un iscritto al Partito Fascista, prescinde poi in realtà da questo genere di appartenenza, perché qui stiamo parlando di un'altra cosa, qui stiamo parlando di bellezza, stiamo parlando di identità, stiamo parlando della nostra lingua portata al suo massimo livello, come ha fatto Pirandello, la descrizione poi umana della propria gente, della propria terra, che Gramsci riesce assolutamente anche a riprendere. Il legame viscerale che poi Pirandello, nonostante poi per un periodo abbia vissuto a Roma, aveva con la sua terra, mostrandocela e descrivendocela in tutte le sue contraddizioni e anche in quelle più tristi, immettendo quel surplus di bellezza di cui sono capaci solo personaggi del calibro di Luigi Pirandello o di Antonio Gramsci. Sì, io condivido molto questo tuo accostamento fra Gramsci e Pirandello, proprio perché Gramsci sappiamo che nei quaderni del carcere tesse le lodi di Pirandello, quindi a prescindere dal fatto che fossero divisi ideologicamente, come si diceva giustamente prima, tesse le lodi perché vede in Pirandello un autore imprescindibile della modernità e dell'Italia del suo tempo. A Gramsci piace Pirandello a tal punto che dice nei quaderni che vorrebbe fare un libro raccolta di tutti i suoi testi scritti nella fase torinese su Pirandello. E perché piace a Gramsci Pirandello? Ma essenzialmente a Gramsci Pirandello piace molto perché assesta un colpo durissimo alla visione dell'essente come oggettività data, realmente data a prescindere dall'attività umana. Pirandello, dice Gramsci, assesta un colpo a questa visione dogmatica perché opera in maniera soggettivistica. Va a soggettivizzare la prospettiva, ecco, diciamo così, rovescia la prospettiva tipica dei dogmatismi che presentano la realtà come data in maniera oggettiva, solida. Le opere di Pirandello, suggerisce Gramsci, sono tutte incardinate sullo sradicamento di questa Certo. prospettiva. Va appunto a lavorare sul tema della soggettività, poi portata però, dice Gramsci, a un livello esagerato, esasperato, relativistico, appunto nel caso di Pirandello, ciò che Gramsci non condivide, però vede in questo una feconda reazione contro gli oggettivismi religiosi o del materialismo volgare, come Gramsci lo chiama, e poi valorizza molto l'aspetto nazionale popolare di Pirandello, in particolare la sua opera preferita è L'Io là, quella che ha Certo. più radicamento nazionale popolare nella cultura. Pirandello va un po' a scardinare, secondo Gramsci, il grande limite, il grande vizio degli intellettuali italiani, che sono cioè intellettuali casta, sradicati dalla nazione popolo. Pirandello invece ha provato a suo modo ad andare al popolo, e questo è un aspetto importante. E in effetti Pirandello. Racconta anche poi quella che chiunque rappresenterebbe come situazione cristallizzata, pensiamo agli ambienti delle opere di Pirandello, e in realtà lui rinuncia completamente a quella che potrebbe apparire una cristallizzazione oggettiva di un vivere, mettendoci il fortissimo elemento umano, il fortissimo elemento identitario, va esattamente a rompere questi schemi, senza però, come dire, atti di piccolo bullismo, no, non va a rompere, ecco, il vaso nella casa borghese, no, anzi la descrive, la rimette in ordine, riesce a raccontarla
attraverso appunto l'essere umano come essenza principale dell'ambiente, quello che poi dà realmente vita in quello che altrimenti sarebbe un museo. Lo fa addirittura attraverso le immagini, perché poi Pirandello non è solo un grande scrittore drammaturgo, ma è stato anche un narratore attraverso l'immagine visiva, attraverso quella che potremmo definire noi il lessico del visibile. Anche attraverso Certo. l'opera teatrale stessa. Certo, e poi al di là di quello che diceva Gramsci, è interessante riscontrare in Pirandello questo aspetto che è quello della sottolineatura fortissima della soggettività come drammaturgia. Ecco, non esiste un io solido, fisso, immutabile. Anche questo aspetto piace molto a Gramsci, l'idea che in qualche modo l'io si evolva e cangi continuamente, appunto uno, nessuno e 100.000, anche se anche in questo caso Pirandello poi porta questo aspetto all'esasperazione, perché di fatto annulla l'idea stessa di una soggettività che esplode nelle maschere che la caratterizzano e che fanno sì che essa non sia se non quelle maschere, dietro Certo, le quali non c'è nulla alla fine. ma infatti penso che possiamo tranquillamente dire che Pirandello in realtà non ha mai raccontato una storia. Pirandello racconta le storie, delle storie che si incrociano, delle storie che hanno un senso, una narrazione che vive in quanto fatta da più storie, mai da una sola storia che è rappresentata appunto così solo plasticamente e quindi museificata e quindi morta. E soprattutto Pirandello, io penso che sia l'autore del non racconta, hai ragione quando dici le maschere, perché poi il fruitore di Pirandello deve avere la capacità di leggere il non detto di Pirandello, quello che sta dietro la maschera. Lui disegna un po' questo vuoto e poi lascia e guarda caso anche lì, mettendo al centro l'io, che è quello poi del fruitore, facendolo incontrare, ecco, l'ennesima storia, che è quella di chi assiste o legge un'opera di Pirandello con le storie, queste maschere che lui stesso racconta. Credo che sia proprio così e che sia un vizio tipicamente italiano, oltre a quello degli intellettuali casta con Gramsci. L'altro grande vizio è di essere cosmopoliti senza essere radicati nella propria cultura nazionale popolare. Quindi credo che occorra ripartire da una considerazione seria, sia di Pirandello sia di Gramsci, per riappropriarci della nostra cultura e per ripartire dall'elemento nazionale popolare.